presa che si è giudicata l'appalto, una serie di comunicazioni che facevano una serie di eccezioni sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo. A questo fax il Comune di Locate ha risposto anche su suggerimento e con l'aiuto dei nostri avvocati, diciamo, perché anzianamente si prefigura un percorso di questo tipo. In seguito a questi incontri è stato fatto l'incontro la scorsa settimana con l'impresa, in cui si è cercato di arrivare a un compromesso, diciamo così, a capire innanzitutto le motivazioni che spingono l'impresa a non procedere con i lavori, anche perché l'impresa stessa non ha, anche in seguito a un punto metrico, ottenuto tutti i denari che in qualche modo rispondono ai lavori realizzati. Questo non perché non li abbiamo consegnati, ma perché gli stati avanzamento lavori si sono fermati, quindi ovviamente senza stato avanzamento lavori non vengono pagati, loro non vanno avanti per queste motivazioni. Quindi faccio francamente, dal punto di vista mio, un tecnico, fatica a capire quali sono le motivazioni di fondo. Detto questo, in seguito a queste comunicazioni abbiamo appunto cercato di arrivare a un accordo sulle parti tecniche, quindi sulla parte politica non abbiamo neanche partecipato a questi incontri, accordo che non si è raggiunto. Quindi quello che sta succedendo in questo momento è, seguendo quello che è il decreto legislativo 163, cioè la legge sugli appalti pubblici, stiamo verificando e seguendo le procedure per la risoluzione del contratto per un adempimento da parte dell'impresa. Questo percorso non è semplice perché, nonostante tutto quello che noi possiamo pensare, un'impresa che non procede con la realizzazione e non esegue i lavori così come dovrebbe e come la direzione dei lavori li impartisce, non è immediatamente passibile di risoluzione del contratto. Ci sono una serie di procedure. Queste procedure sono state avviate, in questo momento sono in corso, quindi non vi posso aggiornare su quali sono i risultati, anche perché potrete immaginare che la cosa potrebbe essere in qualche modo risolta in maniera bonaria, nel senso che l'impresa potrebbe arrivare a dire: va bene, a questo punto rinuncio, piuttosto che vado avanti controfirmando in qualche modo degli impegni, o potrebbe invece dire, cosa che è sua facoltà, non sono d'accordo, e quindi aprirsi un'altra serie di scenari. Ovviamente in questo caso l'amministrazione, non dico che è la finestra perché non è così, dà delle indicazioni e poi attende quelli che sono gli esiti di queste procedure. Questo è al momento quello che posso dire e posso riferire, perché è lo stato dell'arte. Sicuramente il prossimo consiglio, che ci sarà prima della fine dell'anno, qualche novità ci sarà. Se in qualche modo, ovviamente mi sono letto, perché mi è toccato leggere gli articoli di questa legge, i tempi non sono lunghissimi ma non sono neanche brevissimi, almeno 15 giorni dovranno passare, perché sono il minimo richiesto dalla legge per dare la possibilità all'impresa di controdedurre. Quindi direi che indicativamente dovremmo riuscire ad avere delle novità entro il prossimo consiglio.